Davide, arriva un momento determinante del campionato, il mese di febbraio ci dovrà dare punti a questo punto. Punti per forza, a tutti i costi, dobbiamo riuscire ad arrivare alla sosta nel miglior modo possibile e poi da lì trarre tutte le conclusioni. Però dobbiamo aumentare la cattiveria, dobbiamo aumentare la rabbia, i ragazzi lo sanno perché non mi è andato giù e non è andato giù a nessuno il primo tempo col Crotone, che non è stato, è stata solamente una questione di rabbia mentale. Loro sanno che se calano la rabbia mentale, l'agonismo, facciamo fatica con chiunque. Se siamo quelli del secondo tempo, se siamo quelli del primo tempo di Sassuolo, quelli con la mentalità di Chievo, con la mentalità di tante altre partite, del Varese, dell'Ascoli, allora noi possiamo andare a giocare anche in casa della quarta in classifica e fare la nostra bella figura. A proposito del Brescia, Caracciolo e De Maio fuori, ma è una squadra che si dimostra quadrata e da playoff. Sì, squadra da playoff, quadrata, giocatori esperti, giocatori che vengono dalla Serie A, quasi tutti. Però noi, ti ripeto, mi rallaccio a prima, se siamo cattivi, aggressivi e attenti, noi ce la siamo giocata con tutti, quindi quello dobbiamo fare. Come noi caliamo questa caratteristica, siamo una squadra normale. Hai studiato qualcosa di nuovo? In difesa mi pare che c'è emergenza. Sì, c'è emergenza, ora vediamolo anche loro col fatto che mancheranno Caracciolo e De Maio, potrebbero cambiare il sistema di gioco. Noi abbiamo provato in un modo o nell'altro, perché dobbiamo essere pronti a ogni evenienza, e quando arriviamo là, intanto in base ai giocatori che scenderanno in campo, così che in mente si può metterci in un modo o nell'altro, quindi cambia poco.